Sempre dietro a lamentarsi, sempre. No, che cosa stai dicendo? Senti, eccoci, adesso basta, vieni, è pronto da mangiare. Fatti lavare una, va, vatti. Allora? Scusa, sono arrivata a casa. Oh, ancora a parlare col cellulare? Allora ti sei lavata le mani? Sto andando. E poi vieni ad aiutarmi ad apparecchiare la tavola, per favore. Ma se mi hai detto di andarmi a lavare le mani? Io alla tua età però apparecchiavo anche la tavola. Forte, vatti a lavare le mani, sei ancora qui? Ah, a proposito, scusa, ma tu vai in giro vestita così? Mamma, ero solo andata a correre. Scusa, nell'armadio hai un sacco di vestiti dignitosi, cosa devono marcire? Ma per correre? Non lo so, vedi tu. Forza, dai, che si fredda la tavola. Si fredda la pasta. Allora, mangerò da sola, eh. Oh, eccoci. Un po' d'acqua? Sì, grazie. Cosa hai fatto di bello oggi, cara? Sono andata a studiare e poi sono andata a correre. Ma io, sai, sono andata a fare la spesa. Niente, ho un po' pulito, la prima era niente. Che fatica ad arrivare lassù, qua. E poi niente, ho fatto la pasta, spero ti piace, col pomodoro. È la mia preferita. Bene. Comunque, mamma, posso chiederti una cosa? Certo. Io e Benedetta ci stiamo organizzando per andare a Venezia questo weekend. Posso andare? Amore mio, no, guarda, mi dispiace, ma viene zia Pina. No, mamma, ma viene a trovare te. No, guarda, viene a trovare noi. E lo sai che ci tiene moltissimo a vederti. Ah, a proposito di zia Pina, posso chiederti una cosa io? Dimmi, mamma. Per favore, vatti a tagliare quei capelli. Ma a me piacciono. Ma dai, sei lusciata, sono sempre sporchi. Poi scusami, ma come pensi di trovare un lavoro se ti presenti così? Cioè, lo dico per te, poi tu, vedi tu. Io avrei qualche problema. No. No, a tavola non lo sai che non voglio. E poi guarda. E squilla, e non ho mica capito che devi mollare. Non so, chi è questa? Non ho letto, guarda. Cioè, sei di buono a nulla, perdonami, Ma sempre lì al telefono, bla bla bla. Cosa fate poi tutto il giorno? Beh, in realtà, Benedetta studia. Luca sta per fare un master. E io comunque studio e lavoro in un negozio di abbigliamento. Non mi sembra di non fare niente. Guarda, quello tu non me lo chiamare però lavoro. 3 ore alla settimana? Non chiami lavoro? Cioè, non ci paghi neanche una bolletta. Allora, sai cosa ti dico, amore? Che se tu volessi, il lavoro lo troveresti quando e come vuoi, e che non vuoi. Tanto ti mantengo io. Dov'è il problema? Ah, beh, certo, allora fammelo anche pesare, non so. Scusa? Te lo faccio pesare? Te lo faccio pesare? Ma guarda, no, tu hai finito di mandarla pure. Quella è la camera, vai. Non importa niente di me! Rovinami anche la tavola già che ci sei! Ma pensa te, glielo faccio pesare! Mi dice che glielo faccio pesare!
fare? Oh, avessi risposto io così a mia madre, vedi il ceffone? Io alla tua età lo sai cosa facevo? Mettevo a posto casa, andavo a lavorare e pensavo a mia mamma che non stava bene, glielo faccio pesante. Mi deve stare a dire. Ma faccio pesante, capito? I ragazzi di oggi, non uscire di lì, non uscire, eh?